Ciao a tutti, ho sentito dello scandalo che è scoppiato in Italia per la trasmissione Parliamone Sabato, che ha dedicato una puntata alle donne dell'Est, proponendo una serie di generalizzazioni, stereotipi che sono stati considerati anche sessisti. Allora volevo commentare questo, siccome mia moglie è russa, pur non avendo visto la trasmissione, ho visto gli screenshot dalla televisione dei punti salienti e mi sento autorizzato a commentare. Il primo punto sul fatto, anzi i primi due punti li attacco, era, il primo era che sono tutte mamme, però dopo la gravidanza recuperano la loro forma marmorea, e il secondo era che sempre sexy, niente tutte o pigiamoni. Sono abbastanza veri questi due punti, nel senso che c'è sicuramente la cultura della bellezza. Per quanto riguarda il fatto che sono tutte mamme, è vero nel senso che sì, chiaramente è una generalizzazione detta così, però l'età ideale per molte ragazze in Russia per avere il primo figlio è prima dei 25 anni, così dicono, così non è che ci sia un ostracismo per chi non ha figli o fa figli dopo, però è abbastanza diffusa questa idea, sì, di diventare mamme abbastanza presto. E poi c'è sicuramente la cultura della bellezza, e non tutte chiaramente, però cercano di recuperare la loro forma fisica. Non è che la recuperano naturalmente per qualche motivo genetico o per l'alimentazione. Fanno palestra, fanno sport, no, anche qui è sicuramente una generalizzazione, ecco. Però può essere che questo sia più diffuso che non in Italia. Non lo so, non ho numeri, possiamo passargliela per buona questa. Quella che sicuramente non possiamo passare per buona era il terzo punto, l'affermazione per cui perdonerebbero il tradimento. Io questo devo dirlo a tutti, specialmente a mia moglie, che non ho esperienza di questo, però insomma. E sembra un'affermazione così senza nessun fondamento. Può essere che qualcuno perdoni, però non la vedo assolutamente diversa da come succede in Italia. Anzi, qui in. Beh, adesso sono in Finlandia, vabbè, ma in Russia ci sono moltissimi divorzi e separazioni, quindi insomma, sul fatto che si perdoni sempre il tradimento, ecco. Ho molti molti dubbi. Poi cos'era? La sono. Com'era? Era scritta tipo. No, lasciano comandare i propri mariti. E la formulazione stessa, secondo me, è abbastanza simpatica, perché fa capire che quando dici che lasciano comandare i loro mariti, che alla fine sono sempre loro che decidono. E qui mi viene in mente mia suocera, che ricordo consigliava a mia moglie, gli diceva così: guarda, devi fare in modo di fare credere a tuo marito che sia lui che comandi. E in pratica, sì, se non comandano direttamente loro, ti lasciano prendere la decisione che hanno già preso loro, per induzione. Hanno molti metodi per farti credere che sei tu che comandi, quindi no, a parte gli scherzi, questa anche qui, anche io sto generalizzando nel senso opposto, però secondo me è proprio una falsità. Pulisco la camera che era un po' appannata, e quindi questo secondo me è assolutamente sbagliato. Non facciamoci illusioni, anzi la donna russa secondo me è abbastanza forte, anzi è molto forte caratterialmente, anche qui sto facendo io uno stereotipo, però allora dai, mi collego subito a quello che mi pare fosse l'ultimo punto, che non frignano, non si lamentano, non fanno il broncio.
parte è vero, la parte non frignano, non si appiccicano. È abbastanza vero, nel senso che caratterialmente hanno un carattere generalmente forte. E quindi il frignare, l'appiccicarsi, non so bene cosa intendessero dire, ma ecco, sicuramente non è un loro punto caratteristico. Quello non fanno il broncio, ma mi trovo abbastanza in disaccordo, nel senso che, voglio dire, si arrabbiano anche loro, è una cosa che si fa quando ci si arrabbia. Tirare piatti, fortunatamente no, almeno questo a me non è successo. O inseguirmi con il mattarello, questo non è successo, però il broncio, sì, insomma, è una cosa abbastanza normale, penso. E poi cos'altro c'era? Ce n'era un ultimo punto che adesso non mi viene in mente. L'altro punto era: sono casalinghe perfette, imparano fin da piccole i lavori di casa. Sì, è abbastanza vero, nel senso che sì, sanno fare i lavori di casa, ma questo penso sia una caratteristica che non manca neanche alle donne italiane. Non ci trovo nulla di sì, che vada la pena di essere evidenziato qui. Diciamo, quello che non mi piace di questo punto è il fatto che dà l'idea che stiano sempre in casa, che si occupino della casa e della famiglia dalla mattina alla sera. Può essere che fosse così, non lo so, magari 20, 30, 40 anni fa. Adesso i tempi sono cambiati. La donna russa ha i suoi impegni, che possono essere legati al lavoro o a hobby tipo la bellezza, lo sport, altre cose, e quindi no, mettiamo in chiaro che è passato il tempo della schiava o della serva che sta in casa a fare tutto, no, bisogna dividersi il lavoro, quindi il punto in sé, detto così, sono ottime casalinghe, è vero, sì, non ho nulla da eccepire su questo, almeno nel mio caso personale, però ecco, togliamoci dalla testa l'idea di avere la serva, questo assolutamente no. E poi, vabbè, concludo semplicemente dicendo sì, che la chiusura del programma mi sembra una decisione un po' eccessiva. Adesso Maria è stata chiusa anche perché per altri motivi, non lo so. Insomma, di luoghi comuni sulle donne, in particolare sulle donne dell'est, se ne sentono dire dappertutto. Comunque, sì, sicuramente è stata un'uscita, una puntata molto infelice. Vi saluto, buona giornata a tutti, vi mostro cosa, ma non c'è niente qui da vedere, sono in Finlandia, adesso fermo in un parco, mezzo congelato, no dai, non è freddissimo. Vi saluto, buona giornata a tutti, ciao.